Grazie Presidente. Ritornando al merito della discussione, con questo emendamento, unitamente agli altri da noi presentati, vogliamo ribadire con forza la nostra contrarietà alla creazione di un Ministero speciale, perché di questo si tratta, parliamoci chiaro, un Ministero della famiglia e delle disabilità a cui peraltro sono state attribuite funzioni di indirizzo, coordinamento e gestione particolarmente importanti. Allora noi ci siamo anche chiesti quale sarebbe il valore aggiuntivo di questo Ministero e la risposta ce la siamo dati. Nessuna, se non per costruire una ridotta di propaganda politica a scapito dell'efficienza dell'azione. Insomma, un avamposto di lotta ideologica finalizzata alla comunicazione e non alla migliore gestione. Perché noi pensiamo che sulla disabilità non si possa e non si debba costruire un ministero, perché il disabile non è un cittadino avulso dalla società, ma anzi ne è parte integrante. Allora le politiche sulla disabilità sono politiche per la persona e non certamente per l'handicap. E un ministero ad hoc configura per noi una ghettizzazione che vogliamo respingere. Peraltro il tono dello spacchettamento sui temi della famiglia è già comprensibile dalle prime dichiarazioni del ministro Fontana, tutte esternazioni particolarmente discriminatorie. E allora noi diciamo a voce alta che questa decisione, appunto, di creare, ripeto, un ministero speciale ha un sapore vecchio di scorporazione dal corpo vivo della società, perché il lavoro va fatto non sui singoli istituti. E allora vogliamo anche però evidenziare che tutto questo è avvenuto ignorando peraltro il grande lavoro e tutte le proposte che sono pervenute dalle associazioni di categoria interessate, cioè è stato ignorato il lavoro di chi questa condizione la vive quotidianamente sulla propria pelle. Insomma, e mi avvio alle conclusioni, un messaggio antico che mette la parola fine appunto all'inclusione, che aveva ed ha invece come principio di base la normalità e non la specialità. E allora noi prendiamo atto quindi che questo governo, invece di abbattere gli ostacoli, ha preferito alzare le barriere non fisiche e architettoniche, ma soprattutto le barriere culturali nel nostro Paese. Un ministero che in sostanza annulla quindi 80 anni di lotte per l'inclusione. Grazie.